così o mi sentite forte e chiaro, spero. Buonasera a tutti, sono l'onorevole Gaimanzi, dottor Bacciorana, della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, e sono qui per accompagnare in realtà il racconto degli ospiti che sono seduti insieme a me a questo tavolo e anche tra il pubblico in questo appuntamento conclusivo di questo lungo ciclo, di questo lungo ciclo di incontri ospitato in questa sede. Prima di entrare nel vivo della nostra serata, permettetemi di fare alcuni ringraziamenti a chi ha reso possibile, a chi è presente qui questa sera e chi ha reso possibile tra l'altro questi incontri e questi appuntamenti, a cominciare dal memoriale della Shoah che ci ospita, dalla Casa Armena di Milano e dall'Associazione delle Donne Ebree di Milano, nella persona soprattutto di Susanna Sciacchi che ha aiutato e collaborato attivamente con gli organizzatori. Fa piacere salutare anche il console onorario di Armenia che è seduto qui tra il pubblico, il console di Cipro che ci onorano della loro presenza. Per questo appuntamento conclusivo del calendario delle iniziative di Metgeier che è stato inaugurato quasi un mese fa in questa sede è dedicato a un aspetto particolare, importante della memoria, una memoria soprattutto al femminile, una tendenza se vogliamo anche della storiografia più recente, quella di analizzare, di esaminare anche la storia di genere, come la si chiama attualmente, la storia al femminile, da una angolazione anche, da una prospettiva differente e peculiare. E in questo caso questa storia vuole dare voce attraverso i racconti dei relatori che ci accompagneranno questa sera alle vittime e alle aguzzine allo stesso modo, dando chiaramente con la differenza e la specificità delle loro storie, ma nel voler ricostruire quello che è un percorso storico, un momento storico legato appunto ai due genocidi, come vengono ricordati tra l'altro anche nella mostra che ci ha accompagnato in questo luogo, il genocidio armeno e il genocidio ebreo. Mi piace iniziare tra l'altro questa serata con una frase del professor Amos Lubisato dedicata alla memoria, perché uno degli obiettivi, se vogliamo, di queste iniziative, di questo ciclo di incontri è proprio quello di ricordare e di fare memoria in modo attivo e consapevole soprattutto. La memoria è un possente strumento, ricordava il professor Luzzato, per capire e rispondere alle sollecitazioni del presente e per capire soprattutto in questo caso che il rapporto, il legame tra due dei più gravi genocidi del Novecento non è solo un legame, se vogliamo, cronologico, il fatto di collocarsi a pochi decenni in realtà l'uno dall'altro in quello che è il terribile e meraviglioso allo stesso tempo secolo breve, ma il fatto di essere profondamente legati l'uno all'altro per una logica e per una logica di sterminio e di negazione di un popolo che è stata la base, non soprattutto una logica non casuale in questo caso, che è stata alla base di due tragici eventi che, se vogliamo, possiamo riassumere, ma non è un riassunto ovviamente parziale, in quelle due date, quella del 24 aprile 1915, che è la data che nella memoria si ricollega all'inizio, il vero e proprio genocidio armeno, ma in realtà una data, molto spesso la storia è fatta anche di date, ovviamente di punti nel calendario in questo senso, che non è ovviamente esaustiva di quello che è stato un lungo processo in realtà che è partito nel corso degli anni e nei decenni precedenti il genocidio, che ha guidato anche una logica egemonica, se vogliamo, rispetto a quella che era una minoranza colta, non integrabile in quanto tale, animata anche da una cultura progressista e democratica che chiaramente con un regime che andava formandosi, fondato tra l'altro su un nazionalismo anche abbastanza esasperato ovviamente, avrebbe finito in ogni caso per non assimilarsi e per forzare profondamente. La stessa cosa che poi sarebbe avvenuta decenni
alcuni decenni dopo, in realtà non troppi, questo mi piace ricordarlo, con il genocidio dei 6 milioni di ebrei avviati appunto ai campi di sterminio. Qui la data che mi piace ricordare anche in omaggio alla nostra ospite, in omaggio a Liliana Segre, in omaggio al memoriale che ci ospita ovviamente, è quella del gennaio del 1944, quando proprio da questi luoghi partirono i vagoni che portavano poi cittadini italiani molto spesso, quindi un processo anche di racconto stesso di Liliana Segre in questo caso rendono anche un processo di consapevolezza di quel popolo rispetto appunto allo sterminio che si andava programmando a partire dalle leggi razziali che si andava attuando. E quindi da queste due date partire, se vogliamo, con il racconto che questa sera si dibanerà sotto i nostri occhi, per renderci consapevoli di una cosa. C'è una frase del rabbino Lavras che voglio ricordare: fare memoria e rendersi consapevoli di quella che è la storia che abbiamo alle spalle, ma anche rendersi consapevoli di un elemento che va evitato, che oggi di fronte tra l'altro all'emergere di un nazionalismo e molto forte di movimenti xenofobi e populisti, a cominciare dalla nostra Europa che pensavamo avesse acquisito negli anni passati gli anticorpi rispetto a queste tendenze, ecco, una rimozione spensierata di una storia insopportabile, una storia che però non si può e non si deve, soprattutto, non è una frase retorica, rimuovere se vogliamo veramente, concretamente formare quegli anticorpi. E dopo questa mia breve introduzione mi fa davvero piacere, non è una frase retorica quella di dire di essere fatto emozionata, devo dire, di essere qui questa sera, per non solo per un motivo istituzionale, ma anche per quelli che sono poi i miei interessi più personali legati al racconto storico, in questo caso, e al racconto soprattutto della donna che è seduta qui al mio fianco, che voi conoscete, Antonia Aslan, che ha fatto del racconto, della memoria al femminile, tra l'altro, uno dei tratti distintivi della sua letteratura e della sua produzione letteraria. Non sto qui a ricordare ovviamente le tante opere che Antonia in questi anni ha scritto. Mi fa piacere lasciarle appunto la parola per iniziare questo racconto intorno alle vittime e alle aguzzine, intorno a questa storia al femminile che questa sera ci trova qui. Grazie. Bene, amici miei, a parte ringraziare Irene per questa presentazione e anche per il calore dei concetti, delle idee, delle emozioni che ha espresso. Io prima di tutto dirò una cosa che mi emoziona me fino... Sì, d'accordo, grazie. Che mi emoziona davvero fino a di dopo di lei. E cioè il fatto che questo incontro e questa, diciamo, anche incontro conclusivo è l'apice per il momento, ne seguiranno altri, di un percorso che abbiamo iniziato a Padova 20 anni fa. E questo era da sempre la mia idea. Essendo cresciuta con un affetto e un rispetto per una vecchia signora ebrea che è stata per me una specie di madre spirituale. Mia madre è una donna straordinariamente simpatica, ma come madre qualche volta un pochino troppo infantile. E la signora Adele Saravalle era per me un punto di riferimento. Senza se, senza ma, si potrebbe dire. Quando ho conosciuto un uomo che mi piaceva molto, la prima persona che mi presentavo era lei. E abitava sopra. E questo poi mi ha introdotto attraverso tanti altri personaggi, tante altre figure, come letture naturalmente, a leggere per prime libri riguardanti la Shoah, molto prima che libri pochi riguardanti allora il genocidio armeno. Parlo di tanti anni fa, ma certamente ho messo questi libri prima
di quanto avessi imparato a Giorgio Cusadaro, che è uno splendido libro, anche perché tu sei 14 anni, neanche a loro tutti. E quindi dedicherei così un po' a lei questa serata, ma anche al fatto che con l'aiuto e lo sprone e l'intelligenza di amici carissimi siamo riusciti a realizzare questa mostra, anzi queste mostre, ma una era già conosciuta, era la mostra delle fotografie di Armin Wegner, questo ufficiale tedesco senza il quale naturalmente quello che sappiamo dal lato di immagini dell'omicidio armeno sarebbe molto manchevole, ma anche la mostra nuova delle fotografie e documenti ritrovati da un padre militarista di Venezia, il padre Bahano Guagnani, che oggi non è potuto essere con noi, ma che è stato all'inaugurazione e che è uno studioso eccezionale. E questo significa che cosa? Significa che è qui, in questa sede, grondante di storie e di memorie, che di questo io ringrazio, non faccio nomi perché non voglio perdere tempo, non siamo in tanti, non abbiamo tanto tempo, ma voglio farne almeno due. E questi sono naturalmente Yara e Vittorio Rodiati, che è stato con Marina Mariani e con me veramente, abbiamo messo insieme tutto quello che i nostri cervellini potevano partorire e alla fine ci siamo riusciti. Questo secondo me è naturalmente. Perché le amiche di Padova sono sempre state, le ho sempre frequentate proprio per questo che dicevo, con il bambino di Termo che adesso è morto, ma che era una persona che io anche amavo moltissimo, e questo è come un camminare insieme, è un momento in cui se c'è qualcosa che purtroppo si ingigantisce il giorno di più è la divisione, l'odio reciproco, il rancore, le cattiverie, ecco, io credo che noi stiamo dando un grande esempio. E di questo ringrazio tutti e ciascuno di noi. E parliamo di donne. Prima di tutto c'è un libro appena uscito che si chiama Benedici questa croce di spighe, che è uscito proprio l'altro giorno delle edizioni Ares, che è una libro che non ci volevano dei notevoli esperti, cioè è un'antologia di scrittori armeni vittime del genocidio, tutti nati in anni diversi dell'Ottocento e tutti morti nel 1915, in questo momento in cui con questa immensa folgore li ha colpiti e sono tutti stati deportati il 24 aprile del 1915, che è il giorno della memoria degli armeni, o nei giorni successivi. Ci sono deputati, come il ricordo Aram, ci sono giornalisti, ci sono poeti, ci sono intellettuali di vari livelli. Quell'operazione del 24 aprile del 1915 dimostrò e dimostra tuttora la premeditazione, perché è stato una portar via da casa di notte con astuzia circa 300 persone il primo giorno e altre centinaia nei giorni successivi. Perché dico con astuzia? Perché siccome erano nella capitale, ognuno di queste persone venne convocato con garbo, e ho recentemente letto, proprio, sono ancora in inglese, ma li ho letti con, e spero che potranno essere tradotti i libri, di quei due o tre pochissimi sopravvissuti a questa prima fase e sono importantissimi perché fanno vedere non solo un discorso generico, ma addirittura dei dettagli, come ognuno di queste persone venne portato via da casa dicendogli con garbo siete convocato alla stazione di polizia, un paio di domande e poi tornate a casa tua. Quindi sono andati via da casa in pratica con tranquilli, le mogli venivano tranquillizzate e dopo l'uccisione è avvenuta per gradi, tre mesi dopo
in modo che nella stazione, nella, scusate, nella cittadina, all'interno dell'Anatolia, dove li avevano portati, o Cianchini o Ayash, gli davano l'idea che li avrebbero lasciati in esilio, quindi che potevano scrivere a casa, avere i soldi da casa, e dopo da lì li hanno mandati alla morte. Quindi anche con questi soldi potevano farli arrivare. Ebbene, di tutti questi c'era anche una donna, ma questa donna, naturalmente, siccome nelle grandi tragedie c'è sempre anche un dato a volte ironico, è l'unica fra tutti coloro che sono stati presi in ostaggio, cioè portati in prigione e poi avviati alla deportazione col treno degli intellettuali di Costantinopoli, è l'unica che si è salvata. E perché? Perché è scappata su per i piedi. Cioè, si è evidentemente rimboccata la gonna ed è scappata. È sopravvissuta. Si chiama Zabel Yesseriani. Era la giornalista, perché c'erano anche molte giornaliste, molte scrittrici, e ho scoperto l'altro giorno, amici miei, ve lo do come prima informazione, che c'era una donna laureata in medicina di una famiglia armena all'Università di Zurigo, che scrisse degli articoli importanti, che sono ancora nelle biografie, e che sposò un capo rivoluzionario, e cui per il momento so solo che Matilde Serao, la famosa giornalista italiana, che è direttrice del Mattino di Napoli, le aveva dedicato un medaglione, una cosa che ho scoperto grazie a una collega appunto di Napoli l'altro giorno. Grazie. Si chiamava Marguerite Melik Baglarian. Melik è perché apparteneva chiaramente a una famiglia di Melik. Ora, cioè di nobili. Ora, Isabelle Yesseriani aveva scritto il grande reportage, ancora intitolato Sulle rovine, tradotto anche in italiano, che racconta in un modo straordinario, un reportage veramente di giornalismo di altissimo livello, le stragi di Adana del 1909. Cioè, lei andò lì subito dopo, vide, testimoniò e scrisse questo reportage. Quindi era tra i primi della lista, ma non la trovarono. Dopo la guerra andò in Repubblica, a Parigi, da lì venne convinta ad andare nell'Armenia sovietica, dove fu uccisa durante le grandi punte staliniane. Quindi anche lei fu malamente. Perché è importante? Sono importanti queste donne. Solo questa era di un tipo particolare. Ma nella maggioranza della racconti, dei resoconti sulla tragedia di Napoli, noi vediamo che c'è una condizione e anche uno sviluppo della situazione femminile che è molto curioso. È molto importante perché gli uomini vengono uccisi e le donne vengono uccise più lentamente a piani di deportazione, oppure vengono semplicemente isolate, di solito anche violentate, stuprate, portate in famiglie turche, i bambini siriani vengono tolti e lì vengono inserite in famiglie, ma con la cancellazione totale della loro identità precedente. Quelle che resistono, o che possono in qualche modo resistere, perché nel senso che in qualche modo riescono a farcela, sono il nucleo di quello che sopravviverà della cultura e della civiltà armena. Il fatto che questa grande quantità di uomini sia stata uccisa, il fatto che queste donne siano state uccise più lentamente, fa sì che molto spesso questi resoconti che abbiamo, questi memoir, non parlo adesso di romanzi come per esempio i miei, perché io non sono una testimone diretta, naturalmente non dico perché ho costruito, ma con tutti questi memoir, questi racconti, queste
testimonianze di vario livello e anche di varia consistenza, sono molto spessissimo opera di giovani o di bambini, anche maschi, che erano molto piccoli, perché sono quelli che in qualche modo sono stati, sono sopravvissuti grazie a delle donne che avevano quindi. Esistono anche in italiano, sarò molto breve a questo punto perché casomai poi riprenderemo con domande o così. Esistono alcuni libri, e a me piace sempre anche dire che cosa è disponibile, no? Che fare le bibliografie di libri non più disponibili è molto scientifico, ma non serve in una conversazione così. Esistono alcuni libri che grazie a coraggiosi editori italiani sono oggi disponibili e che raccontano queste storie, alcune di queste storie, di questi memoir. Alcuni direi, riportati attraverso la voce magari di un figlio o di una nipote, altri sono di prima mano e sono tutti alla insegna del coraggio e della sopravvivenza e della volontà di sopravvivenza. Passano attraverso il ferro e il fuoco, vengono spesso maltrattate, come possiamo immaginare, senza che entri nei dettagli a livelli incredibili, però nella loro testa arde la volontà di continuare a vivere e di riuscire a dimostrare che il popolo armeno è più forte di chi lo perseguita. Una mi disse una volta, io non sono una donna colta, però so che nelle lapidi delle ancora più decise, ma ci sputo dentro ragazzi, insomma. Ma sei sicura che loro non sentono? Tutto perché uno parla così e dopo non si sente. Aspetta. Vabbè, proviamo a spiegare. Quello è sempre vicino, e sono questi bambini qua che sono orrendi. Oh, amici miei, quando io dico orrendi con un R solo, vuol dire che è molto, molto orrendo. Allora, queste donne hanno la volontà di sopravvivenza, arde in loro, più forte di qualsiasi cosa. A volte hanno due figli, tre figli, e devono scegliere quale far sopravvivere. Perché se hai un bambino lattante e non hai latte da dargli, a un certo punto muore, sì, ma magari ci mette del tempo a morire e devi in qualche modo far sopravvivere gli altri, devi abbandonarne uno, oppure uno ha una dissenteria o qualsiasi cosa. I resoconti di queste storie, sono stati raccolti dalle voci delle sopravvissute, per esempio in California, un libro che l'editore Guerini ha fatto tradurre qualche anno fa e che si chiama proprio Survivors, il genocidio armeno visto dai bambini, è perché sono voci di bambini che raccontano di queste donne. Donne che hanno dovuto scegliere fra due bambini, quello malato, lasciarlo indietro. Ma non hanno il coraggio di ucciderlo, lo lasciano lì e sono inseguite dal grido di questo bambino. Donne che hanno avuto, che hanno venduto i figli e non sanno dove sono finiti, ma intanto i figli sono vivi. Ancora vivi da qualche parte e che finita la guerra impiegano anni per cercare le tracce labili di queste creature finite chissà dove, chissà come, in casa di chi. Ci sono da questo lato testimonianze anche lì incredibili. Ma citavo questi due testi. Uno è di una donna e uno di un uomo. Lontano da casa, sempre di Guerini, è un libro interessantissimo di un poeta americano che almeno americano, che racconta la storia di sua madre, e anche lì vedi la tensione verso la sopravvivenza a qualsiasi costo, cercare di farcela, non fare qualsiasi mestiere, qualsiasi lavoro, qualsiasi cosa, pur di riuscire a portare avanti. Che cosa? Che cos'è che c'è dentro di loro?
come io poi ho scritto nel mio libro, il libro di Mus, la storia di un libro prezioso, salvato da due donne che hanno perso tutto, ma che inciampano in questo libro, lo dividono a metà perché è pesantissimo, e su e giù per i monti del Caucaso. Una muore, ma l'altra sopravvive, seppellisce la sua metà, e questo libro oggi è ricomposto nella grande biblioteca della città di Erna. Sono donne che ad un certo punto, frantumati i loro affetti, frantumate le loro tradizioni più vicine, il loro nido, le loro cose, però pensano che comunque fa sopravvivere almeno qualcosa della loro civiltà, della loro cultura, della loro lingua, della loro vita di tutti i giorni, sia un compito che devono a tutti i costi portare avanti. Ecco. E quindi questo Lontano da casa è una ragazza che approda negli Stati Uniti con un matrimonio combinato, poi alla fine duravano questi matrimoni combinati. E sarebbe bello anche farci un articoletto su questo. Come mai? Questi, scusate, andare a vedere, no? Non si aspettavano quello che poi, non si aspettavano di stare insieme affettuosamente, senza, e alla fine duravano. Questa era finita in una cittadina americana e ha trasmesso al figlio la sua storia. Ma l'altra, con cui concludo, è la famosa Hera Lush, cioè la storia di una donna che è portata via da una carovana, da un serpente che la strappa alla madre e molla un calcio alla madre che cade per terra. Lei non sapeva mai se la madre era sopravvissuta oppure no, se la madre era ancora viva oppure no. Questa donna venne privata, questa bambina di 8 anni, venne privata di tutto. Ma non fu privata, non potevano impedire che nella sua mente la sua lingua continuasse a vivere e la sua capacità di scrivere anche, almeno che aveva imparato. E quindi, 50 anni dopo, dopo aver sposato, fatta sposare a un ragazzo turco, aver avuto figli, averli educati per bene, si confida con una nipote. E la nipote, che è una grande avvocata di Istanbul, racconta la storia. Che la Nush, mia nonna, che è uscito anche in italiano, è andato in tutto il mondo. Un libro che, come mai, è stato pubblicato e ha avuto successo in Turchia? Per una semplice piccola astuzia dell'autrice, che quando gli ha dato il titolo, non gli ha dato il titolo italiano, che era Nush, mia nonna, ha messo un titolo molto semplice, la mia nonna. È la mia nonna, Anne Amen. La mia nonna è un titolo di ricordi di famiglia. Quando in 2 mesi il libro è esploso e ha fatto 7-8 edizioni, beh, allora si sono accorti, ma i buoi erano scappati da quella stalla. E il libro è andato in tutto il mondo. E Fedie Cetin, che è venuto anche a Milano con me, che è una donna incredibile e che difende tutte le cause possibili, anche pro bono a Istanbul, che riguardino persone perseguitate, ha ritrovato le tracce della famiglia armena, pur essendo lei ormai turca e non parla che il turco. Ecco, io mi fermerei, mi passo a casa. Parlare dopo, riprendere il filo del discorso che abbiamo dopo questo racconto, questa testimonianza di Antonia. Io ho trovato in preparazione di questo pomeriggio una frase proprio di Antonia che fa molto riflettere anche sul fatto che questi due genocidi si siano accompagnati tra l'altro da un processo anche consapevole interno allo Stato, da leggi, da norme, da tanto nel caso ebraico penso alle leggi razziali, nel caso armeno penso ai decreti di deportazione, quindi provvedimenti normativamente, se vogliamo, perfetti, fa riflettere chi di leggi si occupa in questo caso tutti i giorni sul fatto che non sia qualcosa di casuale che è capitato così quel giorno nella storia, ma è un processo lungo. E Antonia dice proprio: non pensate che voi non potreste mai fare una cosa del genere. In ogni uomo c'è il massimo del bene e il massimo del male.
Passo dopo passo si arriva a questi inferni con una cecità volontaria che si accoda alla follia del governo, di un governo, quindi a creare anche un percorso di consenso, se vogliamo, intorno a questi atti, intorno ai provvedimenti di un governo. Passo dopo il racconto di Antonia alla testimonianza del professor Megnaghi, che è docente tra l'altro presso l'Università di Roma Tre, che è stato già vicepresidente tra l'altro dell'Unione delle Comunità Ebraiche, che si è occupato di genocidio armeno, ma che si è occupato anche di didattica della Shoah. Penso che anche il tema della didattica e di come fare memoria, di come poter diffondere il racconto, la testimonianza in modo di fare memoria anche consapevole rispetto alle generazioni anche più giovani, sia un tema molto importante che tocca entrambi i genocidi e che tocca anche la memoria del Novecento, per restare al secolo che ci siamo lasciati alle spalle da poco, che appunto ha avuto in sé processi di accelerazione fortissima verso la modernità, ma anche abissi di male assoluto, consapevole, però mi piace ricordarlo non casuale, quindi lascio a lei la parola. Sì, grazie. Noi abbiamo due livelli che dobbiamo tenere adeguatamente distinti e intrecciati. Il primo livello è quello della ricerca scientifica, che è una cosa ben diversa dalla memoria. La ricerca scientifica contribuisce anche a modificare la memoria. E il secondo livello è la trasmissione della memoria del dolore, che è specifico. E poi un terzo livello, che è la capacità di comparare i fenomeni. La Shoah e lo sterminio degli ebrei non può essere confuso con la tragedia dello sterminio degli armeni da un punto di vista comparatistico, non si tratta dello stesso fenomeno. È molto importante avere presente questo anche per capire di più, perché nel corso del secolo che si è chiuso abbiamo avuto altre tragedie come quella per esempio che si è verificata in Ruanda, dove ci sono stati stermini, genocidi, e anche lì si pone sempre il problema della comprensione specifica del problema. Un mio collega, amico, il professor Katz, che con cui lavoro, è un storico, io sono uno psicologo, giustamente sottolinea che per poter comparare bisogna conoscere almeno uno degli aspetti con cui si vuole stabilire una comparazione. Per quanto attiene al dolore specifico e alla dinamica della distruzione, ci sono molti punti di contatto tra i due fatti. La tragedia di Armenia avviene sullo sfondo di una storia di lungo periodo poco conosciuta che ha delle implicazioni attuali ed è una delle ragioni per cui è importante riflettere su questo tema in maniera adeguata, anche per comprendere meglio alcuni aspetti risolti delle crisi che lacerano il Terzo Mondo e il Vicino Oriente. Gli armeni erano un popolo di me, è una delle più antiche civiltà del Vicino Oriente, è il più antico popolo cristiano, con una grande civiltà alle spalle. E come tutte le minoranze religiose sotto l'Islam, si è provato a vivere la condizione di me. Questo concetto è un concetto che viene spesso non capito e non conosciuto in Occidente, per cui l'intera storia della decolonizzazione e la tragedia delle minoranze religiose nell'Oriente, mi riferisco agli armeni, ai greci, agli ebrei e altre minoranze cristiane oggi, alle minoranze yazide, non viene adeguatamente compresa nei suoi significati più profondi, legate alle dinamiche geopolitiche e culturali di lungo periodo di quella regione. Che cosa sono i dimmi? I dimmi sono popoli tollerati e protetti secondo il patto di Omar. Le conquiste islamiche, che sono state rapide, hanno creato una situazione dove una minoranza nazionale composta da tribù arabe dominava su un grande impero, dove c'erano delle grandi civiltà pregresse,
Passata la prima fase dell'islamizzazione forzata, della scelta tra la spada, la morte o la conversione, si pose il problema di come gestire tutto questo insieme. E nella fase più di sviluppo maggiore dell'impero arabo in quella regione, si elaborò la teoria dei popoli tolleranti, che erano i cosiddetti popoli del libro. La cosa poi fu estesa anche alle minoranze zoroastriane e comportava una condizione di subalternità, per cui nella cultura giuridica e religiosa del mondo arabo e del mondo islamico e del mondo ottomano incontriamo due livelli: quella della relazione sociale ed economica delle minoranze, che rappresentavano di fatto il ceto produttivo, i borghesi di quelle civiltà mercantili, che hanno trovato una grande cultura precedente da cui hanno attinto molto, e poi un livello religioso che nei momenti di crisi poteva esplodere in forme di grande violenza, soprattutto quando le autorità centrali erano messe in discussione. Questo modello è andato avanti per secoli e ha comportato per le minoranze religiose l'elaborazione di una strategia di sopravvivenza faticosissima e anche di una erosione progressiva del numero dei componenti delle minoranze. Se voi pensate per esempio all'epoca delle crociate, solo per fare un esempio, i cristiani erano in alcune zone la maggioranza, erano i contadini, sono spariti lentamente. È stato un sistema che utilizzava una pluralità di strategie combinate, finalizzate poi di fatto a un progressivo esaurirsi di queste minoranze, che sono state funzionali al funzionamento dell'economia, erano importanti, erano colte, più delle volte sapevano leggere e scrivere, non erano coloro i quali avevano in mano l'apparato dello Stato, quindi erano in una condizione di continua contrattazione che aveva come sfondo l'espressione dichiarata di una subalternità. Questo meccanismo va avanti fino all'Ottocento. Nel momento di profonda crisi dell'impero ottomano, in cui le potenze europee aspettavano di spartirsi le spoglie dell'impero ottomano, si sviluppano i movimenti di liberazione nazionale nei Balcani, in tutte le zone oppresse e dominate. In questo clima, se noi pensiamo a che cosa è stata la prima guerra mondiale con lo sfascio dell'impero ottomano, maturano le condizioni politiche e militari del grande crimine commesso contro la nazione armena. Qual è fondamentalmente la colpa, tra virgolette, della nazione armena? È quella di voler essere libera, come tutti i popoli sottomessi, oppressi. Questa aspirazione nel modello della Dimma è percepito come una grave offesa a un ordine naturale stabilito per l'eternità. Agli occhi della maggioranza islamica, l'aspirazione delle popolazioni oppresse per secoli alla emancipazione viene percepita come una violazione a un ordine divino costituito. Se non si capisce questo, non si riesce a comprendere la dinamica, per esempio, dell'odio contro Israele che oggi domina all'interno del mondo islamico. Si tratta di processi che richiedono una profonda comprensione teologica, ancor più che psicologica e politica, per essere compresi adeguatamente. Qual è la colpa di un dimmi? È quella di decidere di essere un uomo come gli altri. Le potenze europee, nella fase di espansione dell'Europa, avevano chiesto al regime ottomano di concedere i diritti, e nel momento in cui si concedono diritti che stabiliscono l'uguaglianza davanti alla legge, a Damasco, in Iraq, in altre zone, ma soprattutto in Siria, esplodono violenze contro le popolazioni cristiane per settimane e settimane. Già nell'Ottocento, a intervalli periodici, si verificano violenze contro le minoranze religiose cristiane. Qual è la colpa? È non aver portato più i segni distintivi della propria subalternità.
una lettura terzomondista del processo, come è avvenuta in Italia e in Europa negli ultimi decenni, ha letto questi problemi sullo sfondo di una lettura terzomondista, come se le minoranze religiose del mondo islamico fossero agenti dell'Europa. In realtà si trattava delle civiltà più antiche di quella regione lì, più antiche, che precedono l'invasione araba e la dominazione esercitata nei confronti delle civiltà che c'erano prima. Basti pensare a Bisanzio e ad altri. Quindi una lettura deformata legata alle polemiche politiche interne all'Europa ha finito per travisare la realtà di quei processi, portando ad una lettura appiattita che non fa capire nulla. La mia conclusione. Che cosa succede in questo processo? Succede che lo sviluppo del nazionalismo panarabo e panturco, perché i processi sono paralleli, il crollo dell'impero, la frammentazione e la violenza che si diffonde nel corso della prima guerra mondiale, che è stata spaventosa in tutta l'area dell'Oriente, della zona slava, crea le condizioni, tra virgolette, crea le condizioni politiche per distruggere la nazione armena, perché l'aspirazione panturca è quella di avere uno Stato omogeneo etnicamente e quindi la distruzione di una presenza armena, tra virgolette, omogenea in una zona del territorio turco diventa un progetto, tra virgolette, pratico, politico, per risolvere, tra virgolette, per sempre la questione della presenza della minoranza armena. Guardate che ci sono processi che fanno capire, per esempio, il rifiuto di Israele oggi nel mondo islamico. La colpa di Israele in quella regione è in primo luogo la colpa di esistere, non per quello che fa, ma per quello che è, perché mette in discussione il Dar al-Islam. Laddove è avvenuta una dominazione islamica non è possibile sostituirla. Allora, è difficile discutere di questo se non si hanno gli insiemi di comprensione generale. Io mi sono lungamente occupato del tema di Armenia, sin da quando ero bambino. Anche perché nella mia famiglia ci sono stati 3 massacri in terra islamica, io ho vissuto il terzo. È andata bene la mia famiglia. E da ragazzo, tra i miei compagni di scuola c'erano degli armeni. Quindi l'attenzione a questo problema ha accompagnato la mia vita sin da quando ero bambino. Sapevo che in quello sguardo, in quel volto, c'era una storia di lungo periodo che non aveva ancora trovato lo spazio pubblico per esprimersi. E io ho promesso a me stesso che bisognava lavorare affinché quello spazio pubblico venisse creato, perché il dolore, se resta installato nella vita familiare, si incista, danneggia le generazioni che nascono dopo, crea un buco nero che ha bisogno di essere curato, si trasmette, parla attraverso sintomi. E ho promesso a me stesso che dovevamo trovare il modo perché quello spazio venisse creato. E non potete capire quante difficoltà con gli ambientali, con parlamentari di sinistra e di centro, eccetera. Ogni volta che nominavo la questione almeno c'era un tabù. E il tabù era la guerra fredda. Era il fatto che la Turchia era al centro della strategia della NATO nella regione. E qui la tragedia armena è diventato un elemento, tra virgolette, della guerra fredda. Capite che tragedia è una tragedia che si è verificata? Per cui questo tema, che invece è fondamentale per comprendere anche i pericoli che oggi incombono sulla civiltà umana, e quali sono i pericoli? La tentazione di una società omogenea, la tentazione del fondamentalismo, sono pericoli attuali, che però hanno bisogno di adeguata comprensione, di studiare i problemi. Ci sono 3 cose che avvengono e preparano lo sterminio. La prima è la demonizzazione.
e dentro la demonizzazione c'è il giudizio. Finché l'odio verso il diverso, verso la minoranza, resta solo un odio, tra virgolette, sociale, culturale, non siamo ancora completamente in pericolo. Vedete, l'antisemitismo c'è, è diffuso. A me personalmente non fa paura finché non diventa politico, finché il sociale si può combattere, finché il culturale si può combattere. Quando diventa un progetto politico è pericoloso. E qua come avviene la trasformazione? Attraverso il passaggio alla classificazione. E infatti i maschi furono uccisi, le donne furono stuprate, alcune furono convertite, quelle belle, giovani, furono convertite a forza, no? E annullate nella loro storia. Il terzo livello è l'isolamento. Noi dobbiamo combattere l'isolamento ogni volta che si verifica. Se avvengono questi tre processi, diventa facile avviare il quarto, perché non si vede più. E l'essere umano, per motivi filogenetici, quando vede, può reagire dire di no. E vedete, l'intera strategia di distruzione della popolazione armena è avvenuta attraverso l'isolamento. Non si vedeva più, alcuni testimoniavano, ma la parola richiede la capacità di simbolizzazione, mentre lo sguardo è fondamentale per provare la capacità di dire di no. E quindi anche lo sguardo può essere manipolato, cancellando la memoria, facendo in modo che non ci sia più, cancellando anche i retaggi di storia. Io so per esempio che negli anni 50 in alcune isole turche, le popolazioni armene, si faceva in modo che se ne andassero via. E come si faceva in modo? Facendo abitare in alcune isole carcerati violenti che si tiravano fuori dal carcere e rendevano la vita impossibile alla gente civile, alla gente che vive normalmente. Tutta una strategia finalizzata alla creazione dell'omogeneità del territorio. Una storia non assimilabile a quanto è avvenuto per la Shoah, che invece aveva qualche cosa di, tra virgolette, irrazionale totale, nel senso che nei nazisti non c'erano calcoli economici nello sterminio o pragmatici, si trattava di raggiungere le guai ovunque, anche nella fase di distruzione, di crollo del Terzo Reich. Però ci sono degli elementi che aiutano a capire come può avvenire un processo, e io come docente sul piano della didattica sottolineo molto l'importanza di questo. Vedete, la demonizzazione passa per il linguaggio, passa per la deumanizzazione, passa per togliere la dignità a una persona. Il secondo livello invece è la classificazione. Quando si arriva a classificare la gente stiamo in pericolo. E il terzo livello è l'isolamento della gente. E non si vede più niente. E ancora oggi non si vede questa storia, noi oggi ne stiamo parlando, ma non si vede. Io ho questo libro che ho fatto pubblicare in una collana che dirigo ed è stato un piccolo atto di restituzione alla storia armena. È la storia di un bambino, Mikhaelian, che adolescente porta il fratellino di 5 anni sulle spalle. Dorme in mezzo ai cadaveri per scaldare il corpo, perché sono stati spogliati dei loro vestiti. Per una parte del viaggio ha accompagnato la madre che poi muore. Dopo tanto viaggio non ce la fa più. Nella fase terminale, quando può finalmente salvarsi, abbandona il fratellino. E il fratellino lo chiama, lui corre. Dopodiché si salva passando mesi come schiavo presso i curdi, perché i curdi svolgevano questo ruolo nefasto alla distruzione degli armeni. I curdi hanno avuto una parte. Diventa schiavo in una famiglia curda per lungo tempo. Insomma, poi alla fine riesce a salvarsi. Arriva a Beirut c'è una colonia armena,
incontra anche il fratello che si è salvato, la sua testa resta sempre la memoria di questo fratellino con cui hanno viaggiato nudi per tanto tempo, e la notte fa fredda, di notte fa freddo, e siccome sulla strada c'erano i cadaveri delle persone passate prima e morte per strada, per fame, dormivano in mezzo ai cadaveri per scaldarsi. E questo Michel diventa medico, poi diventa cittadino francese, e dopo tanti anni scrive questa sua piccola storia. L'ho trovato giusto, anche perché Vita Molignani, mio caro amico, è dei parenti di questa famiglia, per cui gli ho detto dammelo a me, libro, non ti preoccupare, questo è un libro che lo faccio uscire immediatamente. È un piccolo gesto, non tanto di restituzione culturale, apparteniamo alla stessa famiglia, ma ebrei e armeni, apparteniamo alla stessa famiglia culturale, sappiamo di che cosa stiamo parlando quando ci guardiamo negli occhi. Grazie. Ora la parola si è occupata tra l'altro di due termini, che sono quella del genocidio e quello del negazionismo del genocidio stesso. Rispetto al genocidio ha definito l'esplosiva negazione del genocidio è l'esplosiva negazione del valore umano più fondamentale, l'esistenza o più semplicemente la vita. L'altro tema che si lega, scusiamo, anche a questa serata è proprio quello del genocidio, ma anche del processo molto spesso di negazionismo del genocidio stesso che si accompagna a questi eventi. Uno dei suoi racconti mi ha molto colpito, quello intorno alla scrittrice Alid Rajib, che è una donna tra l'altro molto emancipata per il suo tempo, quindi una femminista, una donna impegnata tra l'altro politicamente, che però allo stesso tempo si autoassolve, se vogliamo, da una profonda corresponsabilità anche nel genocidio armeno, nella guerra, comunque si autogiustifica e si ricostruisce intorno a sé anche un racconto, se vogliamo, di quello che è questo processo di costruzione dell'identità del popolo turco e di cancellazione, se vogliamo, di tutti quelli che a questo popolo turco non sono riconducibili o appartengono. Infatti, Haidendi fa parte di una manovra molto importante, e mi piacciono, mi ricollego un attimo con quello che ha detto il collega di Roma, che è un bellissimo discorso, dei tre passi, delle tre fasi di un genocidio, se vogliamo, l'ultimo dei quali è l'isolamento, la seconda, la classificazione. Quando si parla, non so se si mi sto parlando abbastanza poco, se mi pare sì. La questione armena è quella ebrea, io non sono né armena né ebrea, ma mi sento comunque fratella, spero che vi piaccia. L'ho appena inventato, scusate, è il jet lag. Mi sento sorella di tutte e due in senso religioso. Quando il collega di Roma ha parlato dell'importanza dell'Islam, della comprensione dell'aspetto religioso del genocidio armeno e di quello ebraico, della Het, come direbbero gli armeni, e della Shoah, non c'è dubbio che questa donna che sono io, che tra l'altro sono cattolica, non posso che vedere l'importanza dell'aspetto religioso. Nel primo genocidio, cioè quello degli armeni, è la prima nazione cristiana,
in tutto il mondo, sono i primi, il primo popolo che si autodichiama cristiano. Ma i nostri fratelli maggiori nella fede sono ebrei. E quindi c'è dal lato religioso, il lato religioso è importante, è anche importante per quanto riguarda la questione della classificazione, specialmente quella moderna. Perché la classificazione moderna dei popoli che porta all'omogeneità come un ideale è fortemente antireligioso. E quindi anche la presenza di una religione della prima nazione cristiana e dei fratelli maggiori dei cristiani che sono gli ebrei, questo aspetto veramente non quadrava nei progetti di ingegneria demografica, perché questa è la parola che si usa. Per creare una popolazione omogenea bisogna fare un'operazione di ingegneria demografica. E i turchi da questo lato hanno fatto il primo grande progetto. Ha ragione anche che le più antiche culture di quella parte del mondo che oggi chiamiamo Turchia, perché nella parte orientale era Armenia, l'altopiano armeno, e sotto c'era un pezzo di terra che apparteneva ai Caldei, e poi c'erano i Curdi, e poi sulle coste i ponti, i greci del Ponto, i greci dell'Egeo. Parliamoci chiaro, quelle culture c'erano lì da sempre. Quindi quando la grande Turchia va formandosi, classificando per creare una nazione omogenea, turca, quello che fa è che distrugge gli autoctoni. Parliamoci chiaro, è una cosa terrificante. Ma non solo li distrugge, per questo il negazionismo fa parte del discorso, distrugge anche i loro momenti. Perché se uno va oggi nell'Armenia occidentale, ossia nella Turchia, quello che viene chiamata oggi la Turchia occidentale, orientale, sì. Le chiese, i monasteri sono stati distrutti e migliaia, le scuole sono state distrutte. Parlava anche il collega dell'importanza all'inizio dell'Ottocento del processo del Tanzimat, cioè il momento in cui l'Occidente comincia a spingere una impero ottomano ormai che si sta sfasciando a concedere i diritti. In realtà sanno che devono fare, perché non possono sopravvivere, perché ormai queste minoranze non possono più controllarle dal punto di vista militare, specialmente se l'Europa aiuta. Questo Tanzimat porta a delle cose straordinarie. La rinascita della cultura armena, piantata dal grande abate Mehitor, un secolo prima, aveva già prodotto migliaia di insegnanti. Nel 1856 gli armeni, che grazie al Tanzimat possono farlo, creano un gruppo, un consiglio per l'educazione, per tutte le scuole in Armenia. Stiamo parlando del 1856. Entro 50 anni hanno migliaia di scuole, donne insegnano. Arrivano a un livello di alfabetizzazione mai visto. Più alto del mondo, sospetto. Non posso, non ho mai controllato i dati. Ma nel momento in cui tutti i bambini e le bambine anche vengono istruite a scrivere, già nel mondo occidentale, dall'altra parte, le donne non scrivevano. Eppure là sì. Ora, si calcola che questo Tanzimat, cioè questa rinascita, il Tanzimat porta una Zantok, una rinascita. Antonia mi ha parlato dei poeti armeni che sono stati arrestanti il 24 aprile, e c'è un motivo per cui ce ne sono tanti, perché in 200 anni da quando c'è l'abate Mehitor
fino al 1915 c'è stata un'esplosione culturale. E ho visto entrando delle fotografie di Gomidas. Antonia spesso cita Varujan. Qui siamo due. Quanti ce n'erano? Una marea. Che erano pieni di speranza. Quando Antonia scrive nel suo ultimo romanzo di suo bisnonno, che conosce sua bisnonna e che va a studiare a Costantinopoli, il fermento di quell'epoca, che lo trasmette, era la gioia immensa di riscoprire e di poter parlare apertamente della propria cultura, antica. Il problema è però la mancanza di coerenza sempre dalla parte del mondo occidentale. Antonia mi ha scritto un appunto prima ricordandomi due cose. Uno, che devo parlare di varie sedi perché dobbiamo ritornare al nome. E la seconda, di ricordare che c'è un libro nuovo che è appena uscito che si chiama Il paese perduto ed è fatto dal grande amico, no, mio, ma anche suo, credo, forse, Angelo Guerini, che è qui in pubblico e che ringrazio perché sono degli articoli che riguardano il genocidio armeno dal punto di vista giuridico, filosofico e della negazione. Quindi è ben uscito, molto bene. L'altra cosa che avete lì, adesso ritorno al discorso. In questo fermento armeno, una delle cose che Heidegger fa notare è che è una cosa che lei preme errore è che essendo i turchi i conquistatori, essendo anche gli arabi i conquistatori, c'è una frase molto bella detto prima, hanno imparato dai conquistati, ma una cultura propria in verità non ce l'avevano. E questo è il problema della religione. Ed è il problema anche dei giovani turchi. La voce politica di cui ho parlato prima, che hanno messo insieme una sorta di programma per riuscire a creare una nazione politica omogenea, eccetera, eccetera, su una cultura che in verità loro stessi riconoscevano di non avere. Chi è Halid Edip? Perché così è importante? E perché queste donne aguzzine, chiamiamola così, sono veramente una cosa su cui dobbiamo riflettere. Antonio ha parlato prima di Sabel Yesayan, una grande giornalista armena, donna intelligentissima. Sua coetanea è un'altra giornalista, non è armena, è turca, ma però è stata educata in scuola armena. E questa è una cosa incredibile, lei fa di tutto per nascondere, di tutto per nascondere. Ma lei è cresciuta in quella parte di Costantinopoli che era vissuta da armeni. Va a una scuola e la sua insegnante è greca, si chiama Eleni. Le sue compagne, lei dice, erano l'unica turca. Beh, per forza. Tutti i ragazzi erano o greci o armeni. Lei era l'unica, certo. Ma lei non ti dice che conosce il greco. Non ti dice neanche che capisce l'armeno. Per forza li capisce, è cresciuta insieme. Questa donna fa ha come missione di creare, insieme con Zia Gürkab, i nomi dei signori, chiamiamoli neanche pensatore perché onestamente dà un nome cattivo alla cosa. Zia Gürkab è uno con cui la Edip lavorava moltissimo, un altro Yusuf Akçura, che tra l'altro non era neanche del territorio che oggi chiamiamo Turchia, invece viene dall'Azerbaigian, era un tantaro dell'Azerbaigian. E hanno in mente di costruire questa nuova cultura omogenea e imprimerla sul territorio così che nessuno te la poteva portare via.
dove, laddove l'Yesenian parla di una sua propria cultura, ed è veramente molto bello vederlo quando parla di cose positive, che non è molto spesso, perché una grande sciagura è che i massacri ci sono e aumentavano in numero. Apro una parentesi. L'Europa aveva più o meno 40 anni per gestire la questione della mena e dell'Anatolia. Dal 1878 sapevano tutti che era un problema. E questa è una lezione che dobbiamo veramente guardare attentamente. Nel 1878, col trattato prima di Santo Stefano, te lo dico Santo Stefano perché se no mi corregge, in verità è di San Stefano, che è uno, e col trattato di Berlino, le potenze occidentali erano assolutamente al corrente del problema. Il problema di questa non è una, usare la parola minoranza è brutto, perché in verità non è una minoranza, perché non c'è una maggioranza. Com'è? Vado avanti alla idea, pari per uno. Allora, dal 78 fino al 15 non hanno fatto niente, se non richiedere altri trattati. Non credo abbiamo imparato molto, ma lasciamo stare. L'ID, una delle cose che fa capire una gozzina è Aintura. Lei diventa, sarebbe l'educatrice per la nuova Repubblica, la nuova Turchia. Difatti viene nominata capo di tutte le scuole da Cemal Pasha, grande amico suo, eccetera, eccetera, eccetera. In cosa consisteva questa educazione? Lo si vede in un punto, in un momento terribile. In Libano, dove sono stata due anni fa, mi hanno portata a due posti. Uno è il collegio di Aintura e l'altro a Tishnot Point, al nido di Uccelli. Aintura era un collegio in cui venivano portati i maschi orfani armeni, anche i feci, per farli, per turchificarli, turchizzarli, a forza. L'idea è che andavano cancellati tutte le tracce degli autoctoni. E lei lo fece. È una delle quadri agghiaccianti di questa donna che poi scrive, cancellando tutto dalla sua vita. Dicevo che erano bambini cattivi, eccetera, eccetera. Viene proprio dai bambini, tra virgolette, cattivi. È un bambino che scrive il suo memoir. Il cognome fa Pagnan, perché non si ricordava il suo primo cognome. Era Panossiano qualcosa, lui diceva Pachinkiller, e hanno detto Pagnan, però mi hanno scritto. È di un paio di bambini che non si erano, ricordiamo che avevano 4 anni, 5 anni, e non avevano prestato abbastanza attenzione alla bandiera turca mentre dovevano ogni mattina cantare le lodi al governo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, racconta lui, venivano frustati col palo sotto i piedi, è una cosa terrificante, è un bambino di 6 anni, come si fa a fare una cosa simile, lasciamo stare. E allora le frustate erano 50. Un numero spaventoso, e lui racconta, e io vedevo la signora Edì seduta sulla tavola, sulla sua sedia, che guardava tutto. Guardava tutto. Ora, se c'è una cosa a cui io contrapporrei questo stava lì guardando, complicitamente, chiaramente, che soffrivano talmente tanto, perché poi
poi dopo mettevano i piedi frustati in acqua tiepida perché sentissero di più. Questo è un quadro ragionante di questa donna che guarda e non ha nessun moto. E vorrei paragonarlo invece a un altro quadro che è nello stesso libro. Racconta quando i bambini, dopo la guerra, vengono riscoperti. Perché Nero Esclusivo aveva pagato, trovato squadre per trovare i bambini in tutte le parti. E racconta che erano lì, i turchi se ne erano andati, perché hanno lasciato lì i bambini, anche per me, non importava, loro avevano perso la guerra. E ha detto, sentiamo le mie voci di donna. Parlavano la nostra lingua. E spiangevano e dicevano, ragazzi, bambini, questa sera possiamo darvi solo del pane e del formaggio e delle olive, perché non abbiamo altro cibo, ma prometto che domani sera, da domani, mangerete cibo caldo, almeno due volte al giorno. Questi poveri orfani del meno, che erano riusciti, nonostante tutto, stiamo parlando di mille, a sopravvivere nella loro identità. Per lui ha detto, era il suono più bello che abbia mai sentito. Sono tornate le madri a me. Ed è di questa che noi dobbiamo far tesoro. Noi abbiamo scelto la vita. Certamente chi ha scelto la vita e soprattutto di non farsi abbattere da queste disgrazie terribili è stato aiutato a mantenersi con la mente sveglia, perché da quel momento e per mesi il corpo è diventato scheletro. Per mesi abbiamo visto morire le nostre compagne, per mesi abbiamo visto calare con un'inumanità che non credevamo possibile al mondo. Abbiamo scelto la vita, io avevo scelto. Buonasera, io parlo in casa perché questo luogo per me è importantissimo personalmente. Questo memoriale della Shoah ha una storia che mi appartiene, come io appartengo a questo luogo. E oggi sono una vecchia signora di quasi 87 anni e quindi parlo in prima persona, non sono uno storico, non sono uno psicologo, non sono una scrittrice. Sono una donna qualsiasi, anzi la mia etichetta, quella che preferisco, quella con la quale mi presento, è che io sono una nonna, perché è fantastico arrivare ad essere nonne, quando nella mia vita ci sarebbe stato
un programma per me di morire a 13 anni, certamente di non diventare grande e di non essere mamma e di non essere nonna, ma certamente il giorno in cui sono diventata nonna ho capito qualche cosa di me di molto importante, che ero arrivata al punto che potevo diventare una nonna testimone, una nonna che parla ai suoi nipoti ideali, là in tutte quelle scuole, quelle università, quei circoli, quelle parrocchie anche dove sono stata invitata, senza odio, ma per non dimenticare. Quando mi chiedono ha perdonato, io dico sempre no, io non ho perdonato e non posso perdonare soprattutto per quei 6 milioni che non sono tornati a raccontare come me. Io c'ero. E a differenza di scrittori, di psicologi, di analisti, di filosofi, di storici, questa è la, non dimentichiamo mai che questa è la colonna sonora di questo luogo, i treni che partono sopra, che hanno continuato a partire anche allora. Io sono una persona qualunque senza altra particolarità di dire io c'ero. Io ho visto su di me, sulla mia famiglia, calare quella scure, così ben spiegata dal professor Marinaggi, dei vari gradini per arrivare a partire a questi treni della deportazione, nell'indifferenza generale, così come è scritto qui entrando a caratteri cubitali, indifferenza, i ragazzi che entrano, quasi tutti quelli delle scuole chiedono ma perché qui c'è scritto indifferenza e le guide molto brave che lavorano qui spiegano perché è così grave l'indifferenza per cui spariscono le persone, popoli interi e gli altri, siccome gli altri non riguarda, non se ne accorgono neanche. Io mi ricordo quando sono stata espulsa dalla scuola di Via Ruffini, dopo la seconda elementare, che non ho potuto più fare la terza perché diventata immediatamente cittadina di serie, diciamo, B per poi diventare di serie Z, ci furono sui 20-25, le 25 bambine, perché allora era una scuola femminile, di mie compagne di scuola, solo 3, che non ho mai dimenticato, 2 sono ancora vive, furono solo 3 queste bambine, e diciamo quindi le famiglie dei bambini, delle bambine, che continuarono a invitarmi a telefonare. E proprio non è molto che mi sono ricordata che subito dopo la guerra, quando già io avevo perso la mia famiglia, quando già io ero quella ragazza strana, quindicenne, diversa da tutte le altre, disperata, e incontrai una di quelle bambine che era stata, se non mia compagna di banco, certamente molto vicina, ma che non si era mai sentita mai più al telefono in nessun modo, di cui so anche il nome ma non lo voglio dire perché magari c'è qualche figlio che poi dice no, la mia mamma ha fatto una cosa simile, che incontrandomi per strada mi disse Segre, ma tu dove sei finita che non ti abbiamo più visto? Io avrei potuto dirle dove ero finita, ma non era il tempo per me di dire di Auschwitz, non ero pronta, non ero capace, non ero così ricca di affetti, di amori come sono stata dopo, come sono adesso nella mia vita, tanto da aver trovato la forza di raccontare in prima persona io c'ero. E perché dico che parlo da casa mia? Perché ho lavorato tanto, ho fatto tante anticamere insieme al dottor Schulz per anni per far sì che questo luogo
che era abbandonato, che era destinato a diventare addirittura un supermercato, un dancing, non so più che cosa, tornasse col beneplacito di quelle ferrovie dello Stato che non si erano mai occupate di capire come mai i predi treni avessero la precedenza su tutti gli altri, questo ancora un altro discorso, finalmente accettarono di far sì che questo luogo diventasse questo memoriale che poi con l'aiuto di molti, pochi ma molto generosi amici, soprattutto privati e molte poche istituzioni, ha preso questa forma ed è oggi, permette di esporre mostre, di far sì che i ragazzi delle scuole vedano, rimasto unico in Europa, com'era il binario. Come si arrivava a questo binario? Quelle rare volte che anch'io ho accompagnato dei gruppi a visitare questo posto, sempre dico com'erano le persone che arrivavano qui per partire da una stazione verso ignota destinazione. Chi è mai partito nella sua vita o può immaginare che uno parta da una stazione senza sapere dove andrà, a che ora partirà e dove arriverà? Cioè sono delle cose semplicissime della vita di tutti i giorni. Prendo l'orario, adesso anzi lo guardo su internet e so che quel giorno partirò. La gente che arrivava qui per essere deportata per ignota destinazione erano persone che già avevano perso tutto, quasi nessuno aveva altro che una piccola valigia, non aveva più l'orologio, non aveva più nessun valore che gli era stato già portato via attraverso il terrore dell'arresto, della facilmente probabile prigionia nelle prigioni di Stato, in cui nelle carceri venivano portati anche bambini arrestati, ma con i bambini ebrei arrestati ci fu un'altra organizzazione, cioè non abbiamo questo problema dei bambini, quelli lì li ammazziamo subito appena si arriva, così non ci sono più questi qua a disturbare. E saliva qui della gente che non capiva nel buio di questo luogo di allora, fra latrati, fischi, spintoni, schiaffi, pugni. E io racconto sempre che non erano solo i nazisti a occuparsi di questo, ma che c'erano molti, molti italiani fascisti zelanti della Repubblica di Salò che aiutavano e questo era veramente terribile, terribile. A calci e pugni caricati sui vagoni bestiame, in situazioni bestiame, un po' di paglia per terra, senza luce, senza acqua, il treno poi si muoveva e chi avrà visitato il memoriale o lo visiterà vedrà che stranamente questi vagoni venivano poi portati al piano di partenza, binari di partenza, visto che questo è il sotterraneo tale quale della stazione sopra, cosa che noi non abbiamo capito nel terrore, nello sbalordimento di quello che ci stava capitando. Poi durava questo viaggio una settimana e come sta un gruppo di persone, per la maggior parte strane tra loro, in un vagone 40-50 persone e non sa quando arriverà. Poi vede pian piano allontanarsi tutto quello che conosce e comincia a vedere da quei finestrini schermati per il freddo, perché io ho viaggiato
dal 30 gennaio al 6 di febbraio del 44 e vede cambiare il paesaggio e sente i discorsi degli altri. Stiamo arrivando alla foresta nera. E poi si arriva a questa stazione speciale, una stazione artificiale di Auschwitz, dopo aver passato la stazione vera e propria di Auschwitz. E lì si scende, sempre con la stessa violenza, e si è divisi uomini di qui e donne di là. Non voglio tornare sulla mia personale tragedia di lasciare la mano di mio papà, perché ogni volta che lo dico è troppo difficile anche dopo così tanti anni. Ma soprattutto io mi ricordo come entrai a 13 anni nel carcere femminile di Birkenau. Il progetto era che in quella stazione artificiale avveniva la prima selezione, la più drammatica. I nostri persecutori sapevano già con grande organizzazione quanti prigionieri arrivavano con quel treno, quanti potevano entrare al lavoro e quanti venivano eliminati subito. E venivano eliminati subito i vecchi, i bambini. Io avevo 13 anni, ma ero alta, non sono stata riconosciuta come tredicenne, se no sarebbe stata mandata immediatamente al gas, e di quelli che invece potevano essere ritenuti abili al lavoro, eccetera, ne furono scelte 31 donne e 70-80 uomini. Tutti gli altri furono mandati immediatamente al gas, e qualche bambino che poi seppi dopo che fu risparmiato fu soprattutto col gemello per eventuali esperimenti, ma una minoranza assoluta. Infatti abbiamo le sorelle Bucci, che tra poco saranno le uniche che potranno raccontare quello che poco che si possono ricordare, avendo loro avuto quel tempo una 3 anni e una 5, se non mi ricordo male, che sono state risparmiate, ma di altri bambini di età che fosse inferiore ai 11-12 anni non ho mai sentito. Io ero comunque la più giovane di quel gruppo. E c'è una frase che io, quando parlo di studenti, ricordo sempre, perché Primo Levi per me è un grandissimo scrittore italiano, come testimone il massimo che si possa leggere, anzi invito sempre alle scuole, ancora più di quanto non sia programmato da eventuale ministero, che la lettura di Un uomo e della tregua siano veramente due libri che, al di là della bravura dell'italiano, dello scrittore, siano veramente, senza retorica e senza sdolcinamenti di nessun tipo, una cronaca perfetta di cos'era la vita del lager. Ed era un insieme, questa vita del lager, così programmata, così già decisa, così entrare in un meccanismo che era di morte, in cui tutto era fatto, preparato, predisposto, da non mangiare, al gelo terribile dell'uomo, alla fatica del lavoro, alla promiscuità assoluta insieme a insetti di tutti i tipi, nella sporcizia però che veniva poi coperta dalla coperta a decche che copriva questo schifoso giaciglio. Era un'unica coperta sulla quale non ci si poteva appesare altro che per coprire la mattina la bruttura sotto, ed era proprio il meccanismo perfetto. Però intanto mi sono persa, che volevo finire di dire cosa scrive Primo Levi nella prima pagina della tregua. Nella prima pagina del libro La tregua lui spiega come quattro soldati russi a cavallo, e ci tiene a dire che erano soldati non ufficiali, per dire che erano ragazzi semplici, entrano, non liberano perché erano già fuggiti i tedeschi,
entrano nel lager di Auschwitz e vedono mucchi di cadaveri, mucchi di scheletri, vedono quello che trovano, e lui dice queste poche parole, e c'era nei loro occhi tutto lo stupore per il male altrui. Beh, questo non mi ha... Io l'ho letto che ero adulta nel libro La Tregua, ma quando l'ho letto ho detto, ecco, che cosa io, ragazzina tredicenne, così sciocca, così impreparata a una tragedia di quel genere, guardandomi intorno e vedendo i crematori, le Aufsehring, che erano delle aguzzine straordinarie sulle quali varrebbe scrivere un capitolo, queste donne spaventose con il loro mantello, capaci di crudeltà, lì su ogni prigioniera, anche in ginocchio, già che era mezza morta, queste erano pronte a dare calci, a dare pugni, a dare nerbate, lo stupore per il male altrui. Quello non mi ha mai abbandonato. E al di là del freddo, della solitudine, della fame, della nostalgia spaventosa, di tutto quello che una ragazzina nell'età dello sviluppo, oggi chiamiamolo psicologo, e nell'adolescenza, oddio, dobbiamo accettare questo e quello, beh, io non avevo altro che me stessa, il mio povero corpo. Ma ho provato, mentre avevo questo stupore che non mi ha mai abbandonato per il male altrui, visto che io conoscevo un mondo buono, di gente che si voleva bene, di famiglie unite, di gente educata che per non far soffrire l'altro faceva anche dei grandi sacrifici, di colpo mi sono trovata in un mondo così. Questo stupore non mi ha mai abbandonato, devo dire la verità, non mi abbandona neanche adesso, che non dovrei stupirmi più di nulla, ma invece per fortuna mi stupisco ancora, e questo vuol dire essere vivi, perché quando si è morti che non ci si stupisce più di niente. E ho avuto però con le mie compagne di tutte le lingue, era una babele di linguaggi, non c'era un linguaggio comune, il linguaggio comune sarebbe stato solo il tedesco, questa lingua per sopravvivere, la lingua degli assassini, per cui dovevamo assolutamente imparare il nostro numero, dovevamo imparare immediatamente a obbedire, perché molti sono morti per essere stati sordi e muti alla lingua che ci comandava, beh, la gamba davanti all'altra. Io lo racconto ai ragazzi. Non lamentatevi sempre di qualche cosa, non dite sempre non ce la faccio più, non ce la faccio più. Il mondo è fatto di gente che si lamenta, grandi, piccoli, soprattutto i giovani, e per questo e per quello, motivi anche validi, ma è tutto un coro di lamentele, chi è vecchio perché è vecchio, chi è giovane perché è giovane. Ma... io dico, quando uno mi domanda come stai, benissimo, perché assolutamente basta di questo lamento continuato. E io dico, ma noi che non avevamo nulla, che non avevamo vestiti di tela in quell'inverno che è stato, stati due inverni famosi nel secolo per il loro freddo, abbiamo scelto la vita, non è che siamo rimaste vive noi poche sopravvissute perché abbiamo scelto la vita. È il caso che ci ha lasciato lui, perché noi non eravamo né eroine né raccomandate, perché oggi non si fa più niente se non si è raccomandati o se si è assolutamente dei personaggi eccezionali. No, noi eravamo delle ragazze comuni, donne che sceglievano la vita. Noi vogliamo vivere una gamba davanti all'altra, perché quando io ho letto, e da quando ero giovanissima che ho letto i 40 giorni di Musa Dagh, e che gli armeni mi sono stati sempre nel cuore, ho avuto anche molti amici armeni che addirittura nella loro tomba a Milano hanno tenuto in sospeso 3-4 anni mio zio Foligno, che non aveva posto nella tomba, e questa è la famiglia Serafian, per questo che ho domandato se c'era qui stasera. Beh, non siamo state delle eroine, siamo rimaste vive per caso. E quando io ho letto la prima volta della marcia della morte degli armeni
che camminavano, all'inizio avevano le valigie, all'inizio avevano la roba da mangiare, all'inizio avevano i gioielli, perché non avevano capito che sarebbero andati avanti, 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 avanti finché morivano. Noi non avevamo più nulla, quindi non avevamo neanche la speranza di avere una scorta di cibo, avere un gioiello da scambiare con qualcuno. Eravamo già degli scheletri che spannonzolavano sui loro zoccoli di legno e camminavamo da un lager a un altro lager, una gamba davanti all'altra, voglio vivere, voglio vivere, voglio vivere. E siamo rimaste vive per caso. E quando siamo arrivati all'ultimo campo, nel nord della Germania, da Auschwitz, questa Liliana, questa ragazzina di cui io sono la nonna adesso, che quando parlo di me dico, ma come hai fatto te Liliana, come hai fatto 13 anni a 14 che ho compiuto ad Auschwitz, come hai fatto? Io mi guardo con un'introspezione che forse una volta o l'altra mi porterà via il cervello, perché tornerò a essere quella lì. Come ha fatto? Perché aveva veramente del, non voglio dire del soprannaturale perché non ci credo, ma aveva la forza che ho avuto io, è riconoscibile in me per come sono debole in tutto il resto. Invece in quel caso, nella solitudine assoluta, io volevo, e una gamba davanti all'altra. Quando ho visto la carta geografica di quanti passi ho fatto per arrivare nel nord della Germania, in quelle condizioni fisiche e psichiche e psicologiche, mi sembrava che ti parlasse di una storia, di una storia che mi stanno raccontando e a cui io dico, beh, ma no, ci sarà stato qualcuno buono. No, non c'è stato. Non c'è stato nessuno che ha aperto una finestra di quelle case tedesche, che ti ha buttato un pezzo di pane, che ti ha detto poveretto, che ti ha buttato un paio di guanti nel pieno dell'inverno, uno scialle, un paio di calze. Non c'è stato. E questo non si può dimenticare, e questo non si può perdonare, perché ne sarebbe bastato uno. Beh, uno sarebbe stato molto importante, come quando io parlo magari 3-4 mila studenti e dico, se uno di voi si ricorderà di me, non avrò parlato in vano, perché è quell'uno che cambia la storia. Io non l'ho incontrato. Solo una mostra, non è stato solo una serie di conferenze, è stato veramente affrontare a tutto tondo un discorso molto importante di una fase del secolo scorso che ha segnato veramente la storia della civiltà e della storia anche europea, perché era ai limiti dell'Europa, eravamo praticamente in Asia, ma comunque ha segnato la vita e la storia del civiltà europea. Quello che abbiamo avuto il coraggio, gli organizzatori, non noi, noi abbiamo ospitato questa iniziativa, però abbiamo con slancio dato l'adesione e la possibilità di realizzare la mostra e i convegni e le giornate di studio e di presentazione di libri, di analisi di questo fenomeno, perché riteniamo che sia un dovere del memoriale riuscire a dare e portare avanti anche questo tipo di testimonianze. È chiaro, noi siamo il memoriale della Shoah, qui ha avuto luogo e ha avuto il teatro, è stato il teatro della deportazione, ma non uso parole dopo Liliana, che chiaramente trasmette quella che è stata veramente la sensazione di chi da qui è passato.
Però ci abbiamo messo tutto, abbiamo messo molto slancio, abbiamo cercato di realizzare qualcosa che possa lasciare il segno soprattutto nei giovani e nelle nuove generazioni. Vi do soltanto due elementi perché valutiate, per chi mi ha già sentito lo sa già, ma quest'anno supereremo probabilmente i 24.000 studenti nell'anno scolastico, siamo già oltre 23.500 oggi. Quindi abbiamo veramente realizzato un programma di formazione di primissimo livello, grazie alle guide formate dall'Associazione Figli della Shoah, che fa di tutto non solo per formare le guide, ma per formare anche gli insegnanti, perché l'altra grande funzione che l'Associazione Figli della Shoah fa. L'ultimo seminario che è stato svolto in questa sede ha visto 450 insegnanti provenienti da tutta Italia a sentire veramente come si può insegnare e come si può valorizzare questa esperienza per l'educazione e la formazione dei giovani. La seconda operazione è quella sui profughi, condivisa o non condivisa, condivisibile o non condivisibile. Noi ci siamo trovati di fronte alla sollecitazione della città di Milano e noi riteniamo che il memoriale sia patrimonio della città di Milano. E quando ci è stato rivolto alla richiesta se avremmo potuto ospitare almeno un certo numero di passanti, profughi che transitavano da Milano nell'ottica di un programma che non era chiaro, che non era organizzato, che era di assoluta emergenza, ormai per due anni, sia nel 2015 che nel 2016, abbiamo risposto positivamente, abbiamo trovato chiaramente nella comunità di Sant'Egidio, che è nostra consorcia, che è fondatrice anche e animatrice anche di questa fondazione, abbiamo trovato quell'appoggio di manodopera, di volontariato, di dedizione. Vi do solo un numero: il primo giorno che nel 2016, quindi alla seconda esperienza, sapendo cos'era successo nel 2015, abbiamo detto che avremmo rinnovato l'operazione, sono arrivate 200 richieste da parte di volontari di disponibilità e di offerta di collaborazione. Quindi è veramente un qualcosa che la città di Milano ha per l'ennesima volta dimostrato come spirito di importanza del volontariato e di capacità di rispondere a quelle che sono le sollecitazioni della società e di quello che succede in città. Ecco, l'abbiamo fatto, siamo riusciti a dare il nostro contributo. Io il primo anno mi domandavo ma cosa abbiamo fatto, avevo 35 letti, abbiamo lavorato per 4 mesi. Alla fine abbiamo fatto i conti, erano quasi 4.500 persone e il totale che sono passate a Milano sono 84.000, non sono 200-300.000, sono state 84.000, quindi alla fine avevamo dato un contributo non così insignificante. E lo stesso è successo l'anno dopo, nel 2016, col solo fatto che essendo chiuse le frontiere, essendo tutti quei problemi che conoscete benissimo dai giornali, in realtà la permanenza si era prolungata e quindi abbiamo avuto meno test, ma per più letti, avevamo messo 50 letti. Non so cosa succederà quest'anno. Stamattina leggevo che il centro San Martini chiude, domani o dopodomani chiude, perché ha meno di 100 persone. È un centro che doveva ospitarne 300, è arrivato a ospitarne 550 e il Corriere stamattina dice non c'è più nessuno che ci va, perché hanno cambiato un po' l'organizzazione, perché è diventato solo per i richiedenti asilo, non è per quelli in transito, quindi insomma sono diminuiti i numeri e allora non so cosa succederà. Vedremo. Grazie agli oratori, grazie agli organizzatori, è stata veramente un'esperienza che ha gratificato il memoriale, ha dato valore a quello che sono gli sforzi che facciamo per tenerlo aperto, per condurlo e per gestirlo. Vorrei dare tre punti conclusivi. Il primo, noi con questa mostra siamo riusciti a mettere in contatto due storie e credo che da parte ebraica sia stato positivo e salutare il fatto di aver riconosciuto e dato voce, dato visibilità
alla prima grande tragedia del Novecento. Ed era un atto dovuto. Ed è un atto dovuto alla cultura, non soltanto al popolo armeno, ma alla cultura europea e italiana nello specifico, su cui troppo poco si riflette e si pensa. Secondo, abbiamo, come ha detto il professor Bernaggi e la professoressa Joan Marshall, collegato dei fatti storici che riguardano il presente e non il passato lontano, le crocifissioni dell'ISIS, le donne vendute nei mercati, i bambini decapitati, non è una cosa che ha fatto soltanto Daesh. Il sultanato ottomano, il califfato di Osman ha fatto le stesse cose, non è una cosa nuova, che non ha nulla a che vedere. E anche probabilmente negli stessi posti, perché la soluzione finale degli armeni, Terzor, Raqqa e altri in Iraq, sono gli stessi posti dove l'ISIS ha fatto quello che ha fatto. E abbiamo visto anche le connivenze tedesche con il jihadismo, ante littera, e le connivenze jihadiste ante littera con il nazismo. Due storie speculari, i Kaiser con il sultanato, i Mufti, Hassan al-Banna, i fratelli musulmani, con i nazisti e i fascisti. E anche questo è importante per la storia, troppo spesso negata. E da ultimo due cose. La prima, stare da parte degli armeni è un dovere, così come stare dalla parte degli ebrei, ma non nel senso classista o etnicista, ma come luogo di individuazione del sé e della cultura. Anche quando si parla di Occidente, perché tu hai ricordato, Sean, che la prima paese cristiano e le radici ebraiche dell'Occidente sono fondamentali. Ebbene, non si fa soltanto piangendo i morti, ma si sta dando anche sostegno alla cultura viva. Per cui andate in Israele, andate in Armenia, conoscete gli armeni vivi, è stata a favore degli armeni vivi, conoscete gli ebrei vivi, è stata a favore degli ebrei vivi. Chiaramente bisogna ricordare i morti, ma troppa gente si nasconde in un ricordo sterile dei morti, chiudendo gli occhi sui vivi oggi, da parte dei e poi l'ultima cosa, io sono molto grato a onorevole Irene Manzi, perché è venuta qui non soltanto per le questioni istituzionali legate al lavoro alla Camera e il fatto che una onorevole dello Stato italiano della Camera abbia onorato questa sede e i relatori e le due storie e quella del genocidio armeno in particolare, anche perché sapete benissimo quali sono i problemi politici e geopolitici oggi, nel ricordare tutto questo, per cui doppiamente grazie a Irene Manti, ma perché Irene Manti è molto impegnata per una questione che riguarda la sua terra, Irene Martigiano, ed è maceratese, per cui ha appena vissuto e sta vivendo la storia drammatica dei nostri connazionali. Noi abbiamo per patto sociale un dovere di vicinanza agli italiani, ai nostri connazionali, un patto di vicinanza e di solidarietà emotiva, economica, politica nei confronti dei nostri connazionali, dei nostri fratelli terremotati. Per cui la nostra vicinanza alle province di Marchigiano, Fermo, Ascoli e Macerata, e l'augurio che voi, quando oltre ad andare in Israele, in Armenia, andiate nelle Marche, andiate a dare sostegno, basta poco, ai bed and breakfast, agli alberghi della montagna maceratese o fermana, perché hanno bisogno di avere gente, hanno bisogno di avere turismo, hanno bisogno di essere aiutati. Per cui grazie Irene e a te la chiusura. Ringrazio voi, ringrazio Vittorio per avermi coinvolta in questo appuntamento, è stato davvero un grandissimo piacere condividere con voi questo pomeriggio, questi racconti, le emozioni che da questi racconti sono derivate. Concludo anch'io con un appello, il modo migliore per starci vicini in questo caso, e devo dire che una grande solidarietà è scattata intorno ai miei concittadini, intorno a coloro che sono stati colpiti dal sisma, dal terremoto, e anche venirci a visitare, venirci a trovare. È una terra che è piegata e ovviamente profondamente anche psicologicamente da quello che è avvenuto, ma non è una terra chiusa in questo caso, anzi
tante cose stanno avvenendo positivamente e in modo migliore che si può mettere in atto proprio per conoscerle e per venirle a vedere è venire nella nostra regione e in una delle altre tre regioni. Adesso è un dovere anche di solidarietà perché si lavora veramente insieme anche strettamente con i colleghi delle altre regioni per cercare di mettere in atto le misure migliori e i provvedimenti migliori non solo per far ripartire la ricostruzione ma per far ripartire un tessuto economico e sociale in quelle terre, in quei comuni. Quindi vi aspetto in questo caso, nelle mie Marche, nei prossimi mesi, perché è un gesto concreto, quello davvero di solidarietà, è anche un gesto concreto al di là del grande battage mediatico, spesso in realtà piuttosto superficiale, che si consuma intorno alle vicende del terremoto, anche per rendersi conto e per ascoltare tante storie, perché anche in questo caso ogni evento grande porta con sé delle storie e delle memorie, quindi per condividerle insieme. Grazie.